Sì, grazie Presidente. Il voto del gruppo capitino del Movimento 5 Stelle sarà favorevole a questo ordine del giorno, però mi corre precisare alcuni aspetti, poiché quello che viene richiesto in questo ordine del giorno in realtà lo stiamo già facendo, lo stiamo facendo da un po' di tempo e anche con una certa determinazione ed energia. La collega Piccolo, che ovviamente lo sa perché partecipa attivamente ai lavori della Commissione, l'avrà sicuramente notato, da circa 12 mesi abbiamo riesumato questo progetto importante della tranvia Termini Vaticana Aurelia, che era un progetto pronto stante al codice degli appalti dell'epoca nel lontano 1999, infatti era un progetto definitivo. Ovviamente crediamo nella bontà di questa infrastruttura e quindi, a cominciare dai primi mesi dell'anno corrente, del 2019, con diverse sedute di commissione, anche in accordo ovviamente con gli assessori competenti, abbiamo recuperato questo progetto. Abbiamo incaricato Roma Servizi per la mobilità di aggiornare, ovviamente, di ammodernare il progetto definitivo del lontano 1999, un lavoro che è in corso e che abbiamo avuto modo di visionare anche in una sua di commissione che si è svolta i primi di ottobre, se non erro. Ci sono alcuni aspetti importanti da rilevare. Quest'opera costerà circa 200 milioni, almeno nel primo lotto funzionale, tant'è che anche una delibera qui di Consiglio abbiamo chiesto alla Giunta, tramite poi ovviamente il Dipartimento Roma Servizi per la Mobilità, di lavorare per aggiornare questo progetto definitivo e consegnarlo al MIT, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'interno dei bandi per il trasporto rapido di massa che vengono svolti ogni anno, che vengono appunto banditi ogni anno dal MIT. Tra l'altro, proprio la scorsa settimana vengo da un interessante incontro che si è svolto in sede ANCI presso l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dove tutti gli amministratori pubblici si sono potuti confrontare con il Ministero. Noi stiamo lavorando, la scadenza però del bando per il 2019 al quale volevamo partecipare è stata spostata a giugno 2020, quindi entro questa nuova scadenza, non più del 31-12-2019, ma del dicembre 2020, consegneremo il progetto della TVA al Ministero per ottenere i fondi relativi. Alcune altre precisazioni che mi corre l'obbligo di fare relativamente anche agli interventi precedenti in sede di discussione generale, e chiaramente in Commissione abbiamo visto dei tracciati alternativi perché queste sono le modalità con le quali i progetti vanno presentati al Ministero, ovvero fare una valutazione anche delle alternative e motivare perché poi si sceglie quel tracciato. Ovviamente sulla bontà del tracciato penso che siamo tutti d'accordo, non a caso si chiama tram Termini Vaticana Aurelio perché passerà ovviamente da Via Nazionale e da Corso Vittorio, per cito ovviamente gli assi più importanti. Nell'opera, come dicevo, crediamo molto, non solo perché la vediamo come un collegamento tra due punti sicuramente importanti della nostra città, quali Termini e San Pietro, ma anche come occasione di riqualificazione e di rigenerazione di tutti i beni culturali e storici che si attraversano. La tranvia infatti toccherà i punti più importanti della nostra città e sarà un'importante occasione di riqualificazione. Penso alle Terme di Diocleziano, penso ai Mercati di Traiano, penso ovviamente a Piazza Venezia, penso ovviamente a tutta l'area di Piazza Navona fino ad arrivare a San Pietro. Non a caso vogliamo collegare questo progetto appunto a delle vere e proprie opere di rigenerazione urbane, su tutte ovviamente anche la futura pedonalizzazione di Piazza Venezia. Quindi ripeto, Presidente, in conclusione, mi scuso se sono andato un pochino oltre, il nostro voto sarà favorevole, però è bene chiarire e ribadire tutto il lavoro che stiamo facendo su questo progetto. L'ho detto. L'ho detto.